In conclusione di giornata, il Teramo Calcio, insieme al presidente Campitelli e tutto lo staff dirigenziale, è stato ricevuto qui presso il vescovo Monsignor Michele Seccia in curia per la consueta benedizione di rito prima del campionato, dell'inizio del campionato. La benedizione questa mattina del vescovo Michele Seccia alla squadra del Teramo Calcio, si ripete di consueto questo incontro con lo staff dirigenziale e tutti gli atleti. Credo sia il quarto appuntamento quest'anno, è un appuntamento così di amicizia e la cosa che voglio proprio chiarire ed evitare non è assolutamente un incontro di scaramanzia, per piacere, altrimenti non li faccio, ma è proprio l'incontro di amicizia per dire che lo sport deve continuare ad essere un luogo, un tempo e un'esperienza educativa e un segnale, se possibile, di andare contro tendenza. Perché sappiamo che gli alberi che cadono o gli scandali che succedono ci stanno allontanando dallo sport, quando invece dobbiamo cercare di avvicinarci allo sport, perché lo sport è anche un modo di educare la persona e soprattutto le relazioni. Vivere la concorrenza umana, sociale, normale, secondo quello spirito che deve più promuovere la persona e non al contrario far emergere, diciamo, una concorrenza negativa.